Eccoci qua, buonasera, benvenuti, buona Pasqua fatta a tutti quanti. Ovviamente vi presento subito gli ospiti di questa sera. Benvenuto, lo accogliamo a braccia aperte, Carlo Iacovitti, buonasera, dirigente sportivo, buonasera. Ex direttore sportivo dell'Avezzano Calcio, però sempre vicino ai colori biancoverdi. Assolutamente sì, buonasera a tutti, sempre vicino alla Vezzano. In contumacia Tiziano Lauducci sta per arrivare, ci raggiungerà in corsa, poi lo bacchetteremo, invece ci ha raggiunto, ne siamo felici, Franco Di Battista, eccolo buonasera, qui, ciao Franco, buonasera a tutti. Grazie di essere intervenuto, dirigente sportivo, lui dice ex direttore sportivo, comunque sei sempre direttore sportivo, sì. No? D'accordo, un ringraziamento anche in regia al nostro Max Paciglio e noi cominciamo subito questa puntata. Naturalmente parleremo, oltre che del campionato di Serie D, delle sei formazioni abruzzesi spalmate nel girone F, anche del Teramo che milita, l'unica formazione abruzzese che milita nel girone B del campionato di Serie C, che tra l'altro è reduce da un successo preziosissimo che probabilmente, facciamo i debiti scongiuri, vale anche la salvezza diretta, anche se mancano due giornate. Mancano pochissime giornate anche al campionato di Serie D, anche qui due turni. Partiamo subito dall'Avezzano, facciamo così, Carlo. Sì. Avezzano che fuori casa riesce ad andare bene ultimamente, in casa invece sta perdendo terreno, l'ultimo stop grave, gravissimo, perché contro una squadra che sulla carta il campo basso non aveva grossi stimoli, però è riuscita a perdere, credo, per la nona volta in casa al De Marzi, dove invece tra le mura amiche dovrebbe costruirsi proprio la salvezza. Quindi poi daremo uno sguardo anche alla classifica, questi sono tutti i risultati anche delle altre formazioni abruzzesi, come detto. Allora li leggiamo: l'Avezzano è stato sconfitto in casa dal Campobasso, questa è la classifica, vedete il Campobasso a quota 36 in piena zona play-out, il Forlì invece che ha vinto il suo confronto sta di 3 punti, però si trova sempre in zona playout, quindi l'Avezzano presumibilmente dovrebbe fare intanto bottino pieno nelle ultime due partite, però questo passo falso è piuttosto grave. Carlo, hai visto la partita? Sì, ho visto la partita, è stata, ecco, probabilmente penso che i ragazzi abbiano sentito un po' la pressione, perché era una partita un po' da dentro fuori, era una partita da vincere assolutamente, e quindi è arrivata questa sconfitta un po' inaspettata, anche perché il Campobasso, visto l'Avezzano, ha giocato, diciamo, senza una particolare vigoria agonistica. L'Avezzano doveva fare la partita, però purtroppo è mancato proprio quella determinazione, quella grinta, quella voglia di fare il risultato che ha decretato questa sconfitta. Peccato, perché c'era la possibilità di riagganciarsi al Forlì e alla Vastese, più che la Vastese, scusami, alla Giulianova, per la salvezza diretta. A questo punto, insomma, ci sono due ostacoli particolarmente duri, come la Vastese domenica e il Pineto. Sì, ci saranno due derby, uno sarà proprio quello dell'Aragona tra Vastese e Avezzano, e poi ci sarà Notaresco-Giulianova, altro derby importante sia per il Notaresco, che ambisce ancora ad entrare nei playoff, che per il Giulianova, che deve trovare quei punticini per la salvezza diretta. La vittoria del Giulianova di domenica contro il Monte Giorgio è stata importantissima. Giulianova, diciamo, si è un po' tirato fuori da questa situazione, anche se ovviamente mancando 180 minuti alla fine del campionato è tutto da giocare, anche perché il Giulianova l'ultima mi sembra che abbia il Cesena. E quindi ecco, se il campionato ancora non è deciso, l'incontro è abbastanza difficile. Sì, perché il Cesena ha perso 2 punti nei confronti proprio del Matelica. Il Cesena che ha pareggiato in Abruzzo 2-2 in casa del Notaresco, mentre il Matelica ha vinto. Quindi, domenica c'è Francavilla, non so se Francavilla Isernia o Isernia Francavilla. Isernia Francavilla. Questa è la classifica. Il Matelica che ha meno 3 punti, sì. Quindi sicuramente
sicuramente. Questo invece è il prossimo turno, che si giocherà domenica 28, sì. L'ultimo turno, lo ricordiamo, ma i telespettatori lo sanno, non si è disputato domenica, che era Pasqua, ma giovedì, c'è stato una sorta di turno infrasettimanale. Queste le partite di domenica prossima, quindi Cesena che ospita il Fanerino di Coda Castelfidardo, dovrebbe essere sulla carta, sempre sulla carta, una partita facile. Il Matelica gioca a Campobasso. Campobasso, Matelica potrebbe anche sicuramente spuntarla. Strano, perché Campobasso la partita scorsa ha perso in casa 4-3 con il Castelfidardo, esatto. E poi è andato a vincere ad Avezzano. Matelica chiaramente ha altri stimoli, altre cose, però il Matelica verso la fine del campionato, anche lo scorso anno, ha sempre un po' la frenata. Abbiamo detto dei due derby, Francavilla che gioca di Serni e poi il Pineto che ospita la San Maurese. Ma tornando alla formazione marsicana, l'arrivo di Colavitto sicuramente ha dato, no, una sterzata a questa squadra, però obiettivamente era difficile, anche perché lo ricordiamo, a beneficio dei telespettatori, che l'Avezzano partiva con un fardello di meno tre punti, che alla lunga poi potrebbero essere anche questi determinanti. Anche il Campobasso aveva la penalità, però alla fine si è tirata fuori. Certo, sono tre punti che poi possono chiaramente pesare, però ecco, vi ripeto, giovedì scorso c'era questa occasione con il Campobasso, purtroppo è uscito fuori questo risultato negativo. In particolare, secondo te che cosa non ha funzionato in questa gara, Carlo? Non lo so, probabilmente, chiaramente io da fuori giudico da spettatore, perché ho visto proprio una squadra un po' dimessa, un po' strano, perché Colavitto è uno che chiaramente carica, sa caricare bene. Sì, carica a mille. Ti ripeto, l'unica spiegazione è questa, che magari i calciatori hanno risentito un po' del fatto che dovevano fare il risultato per forza di cose, quindi magari psicologicamente erano un po', diciamo, avevano questa pressione. E ecco, a parte questa traversa, poi per il resto non è che si è visto occorreva tutto. Comunque la vittoria, perché anche un punticino sarebbe servito a poco. Sì, però casomai anche in zona play-out, qualora uno si dovesse giocare la salvezza nei play-out, hai la possibilità del miglior piazzamento, quindi certo, questo in è caso vero, di parità puoi riuscire a salvarti, insomma. Franco, come vedi, insomma, le possibilità di questo Avezzano adesso sono ridotte un po' al lumicino, dovrebbe non solo superare o quantomeno agganciare il Forlì, ma superare probabilmente anche, forse sarebbe un'altra Buzzese, non basterebbe, comunque. Dispiace, come diceva il direttore, insomma, di aver perso una partita in casa quando veniva da un successo fuori casa. Esatto. Questi sono tre punti, erano tre punti fondamentali a livello di classifica, perché permetteva di fare un balzo in avanti, no? Di agganciare il Forlì e poi giocarsi con tutto. Maggiore serenità le ultime due partite. Adesso partite. A 36 punti, insomma, la cosa mi sembra un po' difficile, ma soprattutto è vedere adesso se questi punti pesano, no? Sulla classifica in modo proprio pesante. È da capire i ragazzi adesso se riescono, no, a metabolizzare subito questa sconfitta e ripartire subito, cercando in queste due partite di fare i più punti possibile per una maggiore, insomma, posizione. Anche perché il Forlì giocherà domenica fuori, se in non trasferta sbaglio, contro la Jesina, vediamo in classifica 50 punti. Sì, però la Jesina, sto vedendo io, sta facendo bene nonostante è una delle squadre più in forma. Sì, no, giustamente non regala niente, certo. A Francavilla pareggiato la domenica prima, nonostante ha una posizione di classifica che tutto sommato tranquilla, ma è giusto così, quindi è una squadra, certo, che sta in forma. Sicuramente non concederà niente. È anche vero però che l'Avezzano va in c'è un derby a Vasto, la Vastese sta facendo bene, si è tirata fuori, ma oggi non è del tutto salva, perché anche a lei manca ancora qualche punticino. Visto che c'ha questa partita in casa e poi l'ultima, se non sbaglio, va ad Agnone, per essere proprio sicuri della certezza, insomma, alla Vastese manca. Anche perché, ripeto, il Forlì ha 39 punti, la Vastese 42, quindi sì, a meno chi non faccia distrarsi. un filotto il Forlì, e da 39 con 6 punti andare a 45,
A quel punto lì non basterebbe neanche più un punto o due alla Vastese, che arriverebbe a 44. Insomma, è un po' tutto da giocare, certo. Anche se penso che la Vastese, parlando di un'altra abruzzese, insomma, così a naso, purtroppo una formazione abruzzese sarà dispiace, invischiata nei play-out, sicuramente una sola. Perché no, io penso che le altre due. Sì, è vero, un punto che soltanto di margine, attenzione. Domenica deve vincere una. Sì, ne deve vincere una. L'ultima c'ha il Cesena, però il Cesena io penso, a meno che il Matelica non faccia il risultato a Campobasso, farlo. Perché no? Sì. Potrebbe farlo. Insomma, perché incontra una squadra pericolosa. Degli incroci, perché non si può pensare che il Campobasso, la forza del Campobasso, può prendere 4 gol in casa col Castelfidardo e poi andare ad Avezzano e vincere una partita ad Avezzano. Quindi anche lì è, secondo me, una questione poi di stimoli, dico chi ne ha di più. Quindi se eventualmente non dovesse fare risultato, no? Il Matelica a Campobasso e il Cesena batte il Castelfidardo, matematicamente l'ultima partita penso che per Cesena sia una bella passeggiata, perché sono già in Serie C. E questo chiaramente se lo augurano i tifosi giallorossi della Giulianova, perché nell'ultima di campionato ci sarà proprio questo scontro, che ovviamente Giulianova intanto deve pensare al derby di domenica contro il Notaresco che ha comunque ancora qualche ambizione di inserirsi nella zona playoff, dove peraltro è stata quasi sempre la formazione allenata da Mirko Cudini. Adesso è uscita nelle ultime partite perché ci sono stati forse troppi pareggi, troppi segni X, altrimenti sarebbe lì insieme magari al Francavilla e forse anche al Pineto. Abbiamo fatto una sorta di panoramica, Pineto che tra l'altro ha battuto proprio il Giulianova nell'ultimo derby 3-1 grazie alla sua maggiore qualità dell'organico e della rosa rispetto al Giulianova. Penso di sì, penso che il Pineto intanto viene da una finale playoff l'anno scorso, quindi quest'anno ha riconfermato, quasi addirittura ha messo anche altri 4-5 giocatori di notevole spessore, e quindi è normale che si sia ripetuto. Ha ceduto soltanto proprio al Cesena, fortunato. Sì, però ha messo Amadio, ha messo Frattangelo, ha messo Cruz, a Tomassini. Dietro una squadra. Dietro a fior di giocatori molto esperti. Pomante, Pepe, c'è il ragazzo 97 Orlando, c'è il terzino destro che sta facendo bene, che è anche un fuoricuoto 99 della Quercia, se non sbaglio. Sì, della Quercia. E quindi insomma c'ha dei buoni giocatori, c'ha una società ambiziosa. Sicuramente il presidente Brocco è uno di quelli. Penso che insieme al Francavilla, che è un'altra gran bella realtà, penso che possono essere poi i protagonisti anche in sede di playoff, perché hanno degli organici importanti per la categoria. Carlo, ti faccio una domanda da direttore sportivo, quale comunque sei. Qualche giovane interessante in questo campionato, sia in questo girone, sia abruzzese, di squadre abruzzesi, ma anche di squadre di altre extra regionali, lo hai visto? Ma Notaresco sì, ha dei buoni giocatori, insomma. C'ha due 2001 interessanti, molto interessanti, in particolare il centrocampista, non ricordo bene. Blando. No, un centrocampista che a me piace molto. Tra l'altro il Notaresco a me piaceva molto come squadra. Quando abbiamo giocato ad Avezzano hanno vinto 3-1 meritatamente, palesando un'ottima organizzazione di gioco. Mi piacque molto come squadra. E sì, ci sono in Serie D, secondo me ci sono giovani validi, interessanti, basta vederli bene. Faccio un po', diciamo, quello che è successo lo scorso anno, faccio un po' mente locale. Noi abbiamo avuto 3 giovani che poi hanno fatto il salto di qualità, Persia, Teramo e Lombardo. Persia a Teramo. Persia è andato al Teramo, Lombardo al Siracusa e Teramo allo Spezia. Quindi se ci si lavora, se ci si crede sui giovani, insomma, la Serie D potrebbe essere veramente un ottimo serbatoio per le categorie superiori. Si diceva del Francavilla, torno da Franco Di Battista, perché il Francavilla comunque zitto zitto
riuscito a entrare probabilmente dove merita, no? Sì, posto nei playoff. Secondo me, anche qui grande qualità dell'organico, poi si è ulteriormente rinforzato con Dos Santos. Secondo me poteva, adesso no, hanno fatto un grande cammino. Sicuramente poteva, con l'organico sempre a disposizione completo, forse poteva fare anche qualcosa in più, cioè perché rinunciare a 6-7 settimane a un giocatore come Palumbo e in contemporanea anche Bedin, quindi in pratica quasi l'asse perni centrale, due perni del centrocampo, però poi hanno fatto un gran cammino sia in casa che fuori. Per me non è che non può essere una rivelazione, cioè, secondo me ha una squadra, ha un impianto che può essere protagonista per le fasi finali playoff, perché ce l'ha, c'ha dei giocatori, c'ha anche dei giovani interessanti, quindi può dire la sua tranquillamente. Ma diciamo che tra gli abruzzesi Francavilla e Pinedo hanno rispettato un po' le aspettative, insomma, perché gli organici sono importanti. L'Avezzano poi invece ha cambiato moltissimo. La Vastese è la squadra che si ritrova un po' invischiata in questa situazione e ha un organico secondo me importante, ha dei giocatori importanti la Vastese, quindi se pensiamo allo stesso Sbardella, Fiore, Leonetti, quindi anche la Vastese, diciamo, sono quelle annate un po' così. Notaresco forse è andata anche al di là, sì, sicuramente, di più rosea aspettativa, no? Sì, sì, una squadra ben costruita da Stefano De Angelis in maniera intelligente, con dei giovani interessanti, con un ottimo allenatore secondo me, che ha fatto veramente bene. Mirko Cudini. Sì, se dovesse entrare nella zona playoff ovviamente hanno fatto una specie di miracolo, però penso che siano soddisfatti del campionato che hanno fatto, perché effettivamente si è andato al di là di ogni più rosea aspettativa. Sicuramente, poi chiaramente in queste due ultime partite tutto può ancora succedere, vedremo un po' tra playoff e playout quello che accadrà in casa abruzzese. Forse è più facilmente inquadrabile la griglia playoff, è più facile la playout, questi 180 minuti saranno veramente un po'. Ecco, il Francavilla domenica con la San Giustese, ma anche con lo stesso Notaresco, potrebbe fare un favore alle altre abruzzesi, perché andando a vincere l'Isernia, ecco, l'Isernia potrebbe rimanere rimarrebbe lì, e le altre potrebbero. La Mezzana deve cercare di raggiungere possibilmente Forlì, anche se ripeto questa sconfitta interna è stata devastante, pesante. Tra l'altro abbiamo detto 9 complessivamente, ma credo che di seguito ultimamente ne abbia collezionate 5, se non ricordo male. Quindi c'è stato l'intervallo con la vittoria con la Savignanese, sì, in casa purtroppo il cammino non è stato Serbia, se non sbaglio. Sì. Sì. Non dico tanto, ma averne vinta anche una sola adesso almeno aveva gli stessi punti del avesse vinto giovedì con il Campobasso, comunque stava lì, ti dava uno slancio anche a livello emotivo. Poi con la Vastese è un derby, può succedere di tutto. Poi l'Avezzano fuori casa ha fatto sempre discretamente, quindi discretamente ultimamente. Tre punti questi pesanti, insomma. In chiave playoff, i playoff si dice si azzera tutto, un altro mini campionato e così. L'anno scorso noi anche la tua esperienza, abbiamo giocato con il Pineto, penso che quella parliamo partita di playoff, però, parliamo comunque di playoff, sì, abbiamo preso mi sembra 4 pali e 2 traverse, rigore sbagliato, abbiamo preso 2 tiri in porta, abbiamo preso 2 gol, quindi l'anno scorso ce li ricordiamo bene i playoff. Sì, è la partita poi secca, quindi quando giochi con delle squadre che hanno qualità, perché alla fine chi gioca ai playoff ha qualità, l'episodio diventa determinante, e quindi sarà comunque un bel vedere, perché le squadre impegnate hanno veramente molta qualità. Franco Di Battista, però alla fine questi playoff non valgono forse prestigio, d'accordo, però in effetti io adesso non so se sia vero o meno, un paio di mesi fa lessi che probabilmente no, volevano dare alla vincitrice dei playoff, assegnare già un posto nei professionisti.
però non so se tutto magari questo... se visto che la C comunque tante squadre sì, ci sono già diverse squadre e tre gironi, sostenere tre gironi di Serie C a 20 squadre, sì, non è ci facile. Sono già, quindi probabilmente con domande di ripescaggio, con tutto quello, può anche darsi che diverse di queste squadre, no, che andranno a fare i playoff, poi saranno ripescate, però per dare un senso, no, a sì, questo finale in cui delle società comunque, comporta anche delle spese, esatto, sborse economico, secondo me sarebbe esatto, almeno la vincitrice di dire benissimo chi vince le fasi finali playoff, perché in pratica sembra che quasi sia, non dico un altro campionato, ma ce ne sono tante, perché 9 gironi per 4 e tutto, insomma saranno 36 sì, e quindi, sono estenuanti in qualche secondo modo. Me almeno uno dice vince ha diritto a partecipare al campionato. Sono... non so se tutto questo si... sono d'accordo con il direttore, è giusto, se vinci i playoff devi salire, poi ci dovrebbe essere una maggior attenzione da parte della Lega, perché ogni anno in Serie C assistiamo a dei massacri, magari qui anche gli organismi di controllo se sì, ci sono devono controllare, perché i campionati sono falsati, perché le squadre prendono punti di penalizzazione, addirittura vengono cancellate, esatto, quindi si devono rifare i calendari, quindi ci dovrebbe essere una maggiore attenzione, una maggior vigilanza sulle società, e effettivamente poi se ci sono delle società che dalla Serie D hanno diciamo una società solida, forte, possono adempiere a quelle che sono le diciamo tutte le varie situazioni della Serie C, non vedo perché ci debba essere questa barriera e poi questo famoso ripescaggio anche se vinci i playoff, insomma a livello sportivo è giusto che chi vinca è vinto per dare un senso certo, a questa fatica supplementare secondo me sì, anche perché ci sono diverse società, adesso lasciamo perdere il Bari che il campionato l'ha vinto, certo, ma il Modena la devi ancora vincere, Avellino. E quindi l'Avellino sta lì, e calendario alla mano, il Lanusei ha due partite in casa, quindi sulla carta può mantenere ancora il distacco di 3 punti. Ed eventualmente se queste poi faranno eventualmente i play-off e una la vincerà. È normale. Ma può darsi che poi appunto in un format, adesso non so quale sarà quello della Serie C l'anno prossimo, se sarà 20 squadre ogni girone. Non so se è sostenibile ancora questo discorso. Ma vale secondo me il discorso che abbiamo fatto prima, cioè bisogna valutare la solidità delle società. E puoi fare anche a 20 squadre, perché no? Perché se c'è la possibilità di fare un campionato così va bene, anche 3 gironi, però. L'importante è che non assistiamo ancora una volta a quello che si verifica ogni anno. Cioè, no, l'importante è verificare, come dice il direttore, se poi queste società che partecipano hanno la forza di mantenere gli impegni che assumono, no? Però no, se non poi a ottobre, facile, novembre, perché dicembre, gli stessi organismi di controllo, la Covisoc che dovrebbe vigilare sui bilanci, poi alla fine magari si trova di fronte dei bilanci buoni o comunque discreti, però bisogna vedere poi se quelle cifre corrispondono. Se un bilancio è buono a luglio, ad agosto, poi a novembre non può diventare, no? Certo. Insomma, quindi le alchimie finanziarie poi. Non lo so, però sicuramente. Allora, ma negli ultimi anni non so, ma ne sono sparite tante sì. Negli ultimi 15 anni mi sembra che siano sparite più di 150-160 società di Serie C. Ma questo è una roba sono pazzesca. Sono numeri impressionanti. Leggevo sul Corriere dello Sport, cioè che uno poi non ci riflette, ma se ogni anno ne salta 3 o 4 o 5, proprio, e in 15 anni diciamo, sono certo, fallite 155. Cioè una roba che insomma è impressionante, quindi. Però anche sostenere 60 squadre professioniste. Ma qualcuno dice che c'è troppa diciamo disparità tra la Serie A, Serie A, Serie B e Serie C. Non lo so, poi ovviamente chi governa il calcio sa meglio come agire, però fondamentalmente se ci fosse un aiuto maggiore alle società di Serie C probabilmente non assisteremo ogni anno a questa carneficina, insomma. Allora, noi ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, tra poco torneremo a parlare con i nostri ospiti.
Bene, di nuovo in diretta, di nuovo in studio, gli ospiti di questa sera, ve li ricordo, Carlo Iacovitti, ex direttore sportivo dell'Avezzano, ma naturalmente dirigente sportivo, e poi il direttore sportivo Franco Di Battista. Siamo sempre in attesa di Tiziano Lauducci, ci ha detto che ci raggiungerà, speriamo che lo faccia, poi lo faremo parlare per un quarto d'ora di seguito. Allora, facciamo un break, andiamo nel campionato di Serie C, perché dicevo proprio in testa alla trasmissione che il Teramo, grazie a questo successo interno del Bonolis, tra l'altro il secondo del 2019, mancava da un po', da oltre due mesi, dall'inizio del mese di febbraio, 2-1 in casa contro la Vispesa, ha fatto un bel balzo in avanti, poi vedremo la classifica, questi sono tutti i risultati, però quello che ci interessa è proprio l'ultimo, Teramo batte Vispesaro in rimonta 2-1, perché la Vispesaro era passata in vantaggio su calcio di rigore, poi ci sono state le reti di Infantino, sempre più decisivo questo giocatore, del resto non si scopre oggi, e poi un gran gol di Ventola, poi ve lo faremo vedere. Pordenone 64, Trieste 69, Triestina 64. Pordenone ha vinto il campionato? Mancano due partite. Manca poco? Davvero poco. Poi Imolese 58 insieme al Feralpi Salò, Sud Tirol 55, Monza e Ravenna, Monza l'eterna incompiuta possiamo dire di questo girone, 54, Fermana 47, Vicenza 45, San Benedettese 42, e poi c'è il Teramo che grazie a questo successo si è issato a quota 42, quasi salvo, quasi, perché forse un punto è meglio farlo, perché poi nelle ultime partite ci sono le sorprese. Sì, ci sono degli scontri diretti nella prossima settimana, però il Teramo dovrà andare domenica in casa della Triestina, che ha ancora qualche speranza di poter riacciuffare il Pordenone, sarà durissimo. E poi l'ultima al Bonolis, chiude con la Ternana che non è salva, quindi bisognerà anche vedere come arriva la Ternana al match del Bonolis. Insomma, però il Teramo ha fatto un bel balzo in avanti, tra l'altro paradossalmente più vicino alla zona playoff, occupata dalla San Benedettese, 44, solo due punti, che alla zona playout, 38 punti, ha 4 punti in più, ha conservato questo buon margine, 4 punti dalla zona playout, l'ultima invece, solo l'ultima, retrocederà senza appello, terzultima e penultima faranno lo spareggio playout. Detto questo, prima di iniziare un po' il discorso sul Teramo, volevo farvi sentire, abbiamo un paio di contributi, un pezzo della conferenza stampa di Luciano Campitelli, del presidente, subito dopo questa bella vittoria, un presidente finalmente un po' più disteso e più sorridente. Sentiamo un breve stralcio, uno stralcio della conferenza stampa. Campitelli. Nel calcio ci vuole una cosa sola, ci vogliono le vittorie. Le vittorie portano serenità all'ambiente, portano entusiasmo alla società, entusiasmo ai giocatori, entusiasmo a tutti quanti, al commerciale, a tutto, perché le vittorie aiutano, il calcio è così, a farti essere felice. Perché altrimenti non sei felice, mancano le motivazioni, mancano tante cose, però con i risultati ti aiuta a stare meglio e quindi a programmare, se uno deve riprogrammare oppure chi dovrà riprogrammare. Si trova una squadra in Serie C, perché noi ci dobbiamo ricordare una cosa, con tutto quello che oggi può essere il Teramo, quintultimo, sest'ultimo, penultimo, ma si salva. Oggi la Serie C in Abruzzo, se non c'è Teramo in questo momento, non la vediamo. Tra qualche anno forse che saliranno altre squadre che oggi sono un po' sotto, però in questo momento il Teramo è l'unica squadra di Serie C. E questo per noi che siamo la società è un orgoglio importante. Abbiamo anche un peso importante verso una piazza, verso il nostro Abruzzo, e molte volte tanti non lo capiscono, tanti non so cosa vogliono, tanti parlano di cose che loro
non sanno neppure cosa succede all'interno di una società senza fare né polemiche né niente, però qui ci vuole rispetto perché ognuno rappresenta una cosa e un ruolo. C'è il tifoso che rappresenta quel ruolo e noi li ringraziamo perché ci danno una mano fuori casa, ci stanno vicino nei momenti negativi. Ma poi quando si continua ad oltranza con certi gesti, penso offensivi non verso Luciano Campitelli o questa società, ma verso il Teramo stesso. Quindi io credo che il futuro del Teramo, a prescindere da chi lo comanda, chi lo gestisce, qualsiasi cosa si fa per Teramo, perché il presidente passa, le società passano, ma Teramo resta, e quindi noi, se Teramo resta, dobbiamo sempre, per chi è al comando di qualsiasi società, di avere il massimo rispetto che tutti i tifosi devono avere, come noi dirigenti abbiamo verso tutti quanti i tifosi. Parole e musica di Luciano Campitelli. Intanto finalmente è arrivato Tiziano Lauducci. Chiedo Tiziano, scusa un po' a tutti voi, anche a casa. Adesso ci devi dire il motivo di questo tuo ritardo. Calcio. Ho dovuto incontrare un giocatore, di conseguenza è fatto un po'. Se sono rose fioriranno. Penso di sì, perché ne vale la pena. Va bene. Chiedo venia. Sei perdonato. Allora, abbiamo sentito il presidente Campitelli, queste parole nel post gara, sicuramente più disteso, come dicevo, però si è levato anche forse qualche piccolo sassolino dalla scarpa, perché ripetiamo, il Teramo non è ancora salvo, è quasi salvo, manca magari un punticino sicuramente, perché poi ci sono diversi scontri diretti già a partire dalla prossima settimana. E non so, qualcuno vuol commentare, Carlo oppure Franco? L'ho visto disteso, rilassato, sì, insomma, sì. Sembra che in un anno in cui insomma ci sono state delle difficoltà, però devo dire che sono stati bravi. Questa è la terza stagione che sono difficoltà, dopo i noti fatti, purtroppo. Sì, però insomma bisogna anche riconoscere, io poi, il merito a questa persona che ha preso il Teramo da un bel po'. Sono 11 anni, credo, che da categorie, Campitelli sia, che è partito dalla promozione, biancorosso, è arrivato alla soglia della Serie B, poi c'è stato quello, poi è ripartito ancora bene, anche se non probabilmente con i risultati che lui si aspettava, ma già mantenere la categoria oggi in Serie C è come la mantengono loro, secondo la Serie C è Teramo, l'ho detto chiaramente, benissimo, solo quindi abbiamo cambiato. Nonostante ci siano state delle difficoltà un po' iniziali, no? Cambio allenatore, adesso con quel mercato, diciamo, riparatorio che hanno fatto a gennaio, insomma, è venuto su una squadra che sta dando delle soddisfazioni, che secondo me matematicamente ha quasi raggiunto la salvezza in un girone abbastanza complicato, sì, non semplice, quindi presumo che hanno una base su cui ripartire per poter alzare un po' l'asticella. Però mi sono sembrate le parole del presidente delle parole giuste, insomma, esatte. Carlo e Tiziano, volete intervenire? Ma oddio, quello che ha detto Franco è vangelo assoluto, per cui ha detto come sempre, tra l'altro grande esperto di calcio, per cui può insegnare tanto. E sì, effettivamente è così, un Teramo che tutti ci aspettavamo qualcosa in più durante quest'annata, un po' situazioni un po' così, un po' colà. Faticosa, dai. Ecco, esatto, hanno permesso, ecco, questo rush finale un po' sofferto, però alla fine il Teramo ce l'ha quasi fatta, anche con pieno merito, dimostrando anche di avere una società solida, un presidente capace, anche una squadra che con un po' più di fortuna poteva avere sicuramente qualche punto in più e non soffrire più dell'esito. E questo è il calcio di rigore, perché il Teramo, lo ricordiamo, contro la Vis era passato in svantaggio, quindi anche questo, poi è riuscito a trovare subito la via del pareggio con un bel gol di Infantino imbeccato da Ventola, e poi Ventola stesso con un gran tiro, tra poco lo vedrete, da fermo ha tirato praticamente Ventola, insomma l'ingresso, o meglio l'ingaggio di Infantino, sicuramente Carlo Iacovitti è stata
una delle carte vincenti. Sicuramente. Tanti gol, credo il decimo gol che abbia realizzato. Sì, sì, un grande lavoro di Sandro Federico, sì, e di Emilio Capaldi, insomma, hanno fatto veramente un grande lavoro. In un girone molto difficile, perché questo è un girone duro, veramente duro, quindi il Teramo che si trova in questa posizione di classifica sicuramente va bene. E poi c'è quel gol di Ventola a me ha fatto, mi colpì particolarmente. Facemmo un amichevole quest'estate ad Avezzano e vidi questo ragazzo Ventola che veramente era una grande facilità di corsa, veramente mi piacque molto. Si riesce a saltare anche l'uomo, sì, a volte. Sì, un brevilineo ma con una grande forza fisica, una grande facilità di corsa, bravo Sandro Federico, insomma, a pescarlo. Mi sembra che provenga dall'Inter. Mi sembra. Infatti Ventola, di quella famigerata sfornata di giocatori sotto la gestione Oddo quando lo guidava la Primavera, è stato l'unico, insieme a qualche altro. Da fermo tira, da fermo. Chapeau. Sì. Tra l'altro chapeau. Non è nuovo Ventola a questi gol, perché ne ha fatti un altro paio molto simili dalla distanza. Questo è stato, dicevo, di quella nidiata, è l'unico che gioca in pianta stabile in C1, vero Franco? Sì. Ti vedevo spesso appoggi degli ulivi, vedevi, a Pescara. Anche tu, sì, nel Pescara. Lui ha debuttato già in via ad Avellino, sì, Oddo lo fece debuttare 4 anni fa e quindi è un 98, se non sbaglio, mi sembra è un 98, quindi 4 anni fa, un 2002 che esordisce oggi in Serie B, un ragazzo che ha delle grandi qualità e soprattutto mi sembra che sia un ragazzo, un bravo ragazzo, serio, sì, no? Sì, sempre. Molto, sì. Sì. E allora facciamo così, lo abbiamo nominato anche Infantino, i due che hanno realizzato questi due gol che hanno consentito al Teramo di raggranellare questi 3 punti fondamentali in ottica salvezza diretta. Allora li sentiamo sempre nel post gara, sentiamo quello che hanno detto, cominciando proprio da Infantino. Anzi, però più che per il gol sono veramente troppo contento per la vittoria che abbiamo fatto, perché ce la meritavamo tutto il gruppo, perché abbiamo un gruppo che abbiamo sofferto dal primo al giorno fino ad oggi e penso che comunque oggi mi ha fatto un grosso passo verso la salvezza. Ti dico la verità, mi veniva da piangere perché comunque non è stata una stagione facilissima per me, perché non sono partito bene, quindi come dici tu, sì, è stato un gol liberatorio, volevo strillare o correre, penso che in quel momento mi potevano pure sparare, non sentivo niente. Grazie pure al mister che comunque mi ha sempre parlato e tenuto in considerazione. Sono riuscito a ricambiare la fiducia finalmente e veramente, ripeto, sono molto contento di aver fatto questa vittoria. E meno male, sono contento che ho fatto gol sull'assist suo e poi lui ha fatto un grandissimo gol. Siamo stati bravi sull'1-0, sul rigore, a recuperarla subito, altrimenti si sarebbe messa male, quindi meno male che il pareggio è arrivato subito e poi siamo riusciti a trovare anche la via della vittoria. Ma secondo me dobbiamo giocarci queste due partite fino alla fine, come se fossero veramente due finali, anche se sono due partite importanti contro squadre forti, ma dobbiamo crederci, dobbiamo giocare con coraggio e dobbiamo tirare le somme il 5 maggio. E così era Infantino, prima abbiamo sentito anche Cristian Ventola, poi Saveriano Infantino. Tiziano, Infantino determinante. Sì, abbiamo detto tantissime volte la classica ciliegina, no? Sulla torta è stato per il Teramo, un giocatore che sicuramente sta facendo la differenza. Ecco, penso che il Teramo se lo debba anche tenere molto stretto anche in appresso, ecco. Allora il Teramo ha 42 punti in classifica, sì, abbiamo detto, e a 2 punti dalla zona playoff. 44 punti c'è la San Benedettese e a 4 punti dalla zona playoff. Secondo te, Tiziano, si deve vedere su o bisogna stare attenti giù? No, può guardare su, dai, siamo ottimisti, dai, su. Però la prossima va a Trieste, la vice capolista. Vabbè, mai dire mai nel calcio. Cioè, tu potevi pensare alla vigilia che il Castelfidardo pareggiasse
con la Vastese, con la Vastese, pure pareggiare, sì. Cioè, quella è una vittoria a campo basso, 4-3. Abbiamo pronosticato sempre tutto il contrario, perché è un fanalino di coda, insomma, può avere anche i suoi limiti, eppure il calcio è bello così, è fatto di episodi, è fatto di momenti, no? Quindi, poi tra l'altro c'è anche da dire un'altra cosa, sempre in così in chiave girone B di Serie C, c'è il Monza che deve fare la finale di Coppa Italia. Sì. Qualora il Monza dovesse vincere la Coppa Italia, si libererebbe anche un posto per i playoff. Appunto. Quindi la squadra più vicina è proprio il Teramo, almeno allo stato attuale. Quindi voglio dire, magari chissà. Quindi vinciamo la Coppa Italia. Io faccio il tipo per il Monza. Vinciamo la Coppa Italia. Monza, che però insomma durante il campionato è stato molto altalenante. Beh, questa formazione si diceva che magari potesse primeggiare quasi, invece ha avuto Il restyling è avvenuto un po' in ritardo. Questo sì, stravolta. Sì, sì, è stata completamente 16 acquisti addirittura, però è stato un po' tardivo secondo me. Però è arrivato il presidente è arrivato come al solito, dai. Allora, naturalmente in bocca al lupo per la prossima partita esterna a Trieste del Teramo, domenica 28 aprile, ore 18:30, e poi ci sarà il finale al Bonolis la domenica successiva in casa contro la Ternana. Tiziano, eccola. Allora, qual è la partita che hai visto giovedì? Francavilla che... Ma guarda, il Francavilla, al di là del risultato, che comunque il buon punto fa sempre classifica, fa anche morale e tutto quanto, eccetera. Però in rimonta pure, però 2-2 non mi è piaciuto il Francavilla, però incontravo una squadra sempre in gran forma, la Jesina. Ci arriviamo, speso sempre belle parole per Francavilla, perché si è sempre meritato, mi ha fatto vedere del buon calcio. Io quando vado a Francavilla comunque mi diverto, perché ci sono giocatori di alto lignaggio per la categoria e tutto quanto, però non mi è piaciuto, specialmente il primo tempo, una squadra apatica, burica, anche lunga, priva di una qualsiasi idea di gioco, insomma hanno giocato un po' sottotono, fermo restando che hanno trovato anche un, e se non era per Spacca, che è stato veramente il portiere super, che alla fine ha evitato con due interventi da campione la capitolazione della sua squadra, che poi al limite neanche meritava, però due interventi di grande, ecco, questo penso che sia uno di quelli, eccolo qui. Questo è il gol. Poteva intervenire qui perché aveva campo libero, pensavo che fosse una campanata, però ha trovato una squadra ben organizzata, molto coesa in campo, e se non sbaglio nel girone di ritorno hanno fatto qualcosa come 31 punti sì, con quello di giovedì 31, primissime posizioni, per cui è una squadra che sa il fatto suo, gioca anche a tratti, si è visto anche del buon calcio, quindi Francavilla un buon punto, però ecco, non mi è piaciuto come le precedenti partite. Eppure il Francavilla sta proprio lottando per posto nei playoff, quindi capita, gli stimoli ci sono, voglio dire. Capita una partita che magari i giocatori non siano al massimo, però ripeto, ho visto ben altre partite giocare molto meglio. Francavilla che viaggerà domenica su un campo, quello dell'Isernia, che ha bisogno di punti. Come vedi questa gara, prospettiva del Francavilla? Paolo, oddio, siamo arrivati al rush finale, quindi tutte le partite sono importanti, tutte le partite sono imprevedibili, conta l'episodio, anche quel pizzico di fortuna che non guasta, quindi fare pronostici delle volte sembra anche un po' azzardato, però il Francavilla ha tutte le prerogative per fare bottino pieno, perché no? Perché c'ha i giocatori, insomma, la squadra è forte, parliamoci chiaro. Per cui sono molto fiducioso che possa raggiungere l'obiettivo primario, che è quella dei playoff. Ecco. Tiziano, fai una domanda a Carlo Iacovitti. Carlo Iacovitti, all'amico avvocato Iacovitti, ce ne sarebbe migliaia. Perché non abbiamo ancora toccato l'argomento. Allora, la prima domanda è questa: Avezzano. Come si vive senza calcio? Uno che ha dato l'anima per i colori della sua città, ha fatto direttore generale, direttore tecnico. Però ha detto che segue comunque l'Avezzano. Ci mancherebbe, non lo segui. È sempre di Avezzano che ama, no? Assolutamente. Come si vive?
Si vive lo stesso, però dai, la domenica che fai? Non sapevo i cavoli tuoi. Con meno, diciamo, impegni, ovviamente, perché poi sabato e domenica tra settore giovanile e prima squadra, insomma, l'impegno era abbastanza importante. Seguo tutti i campionati, insomma, ti tiene aggiornato, sì, perché non si sa mai se Gianni Paolis mi ha confermato che lui tornerà prestissimo al calcio. Sì. Sì, me la confermo. So anche la squadra, ma non lo posso dire. Maestro, non lo posso dire. L'ho incrociato. Poi ve lo dirò a fare spendi, ve lo dico. No, una mezza notizia diventa una notizia e mezza. No, ma tengo le promesse. È giusto così. E quindi pensi che comunque potrebbe. E allora è lui che è stato, diciamo, il delfino di Gianni Paris. Probabilmente, se l'occasione fosse propizia, rivedremmo magari Iacovitti insieme a Paris, oppure no. No, non lo so. Tutto da vedere, oddio, nel calcio non c'è proprio niente. Esatto. Carlo, ma diciamo, all'inizio del campionato si era partiti anche con certe ambizioni, no? Sì. Poi strada facendo, cosa è accaduto? È finito un ciclo? Che cosa è successo? Rinfrescaci un po', no? Ma io ti posso dire quello invece che è successo l'anno scorso, nel senso che l'anno scorso avevamo tutti quanti un'idea, un'identità, per ripartire un gruppo coeso, quest'anno le cose non sono andate, diciamo, sotto questo punto di vista, insomma, ci sono state un po' di discussioni, ecco, però dei confronti sotto l'aspetto, diciamo, economico, gestionale, dal punto di vista tecnico, insomma, quindi si è partiti non con il piede giusto. E secondo me la nostra è una squadra forte, perché anche adesso è forte, forse dopo, oddio, adesso è stato ridimensionamento, qualche mercato, giocatore, no? Sì, ridimensionamento, vabbè, dell'attuale situazione, insomma, non posso parlare, no, se non da tifoso, insomma, da esterno, però la squadra nostra all'inizio campionato su un'ossatura forte, avevamo aggiunto qualche altro giocatore importante come Jonathan, sicuramente non era una delle ultime, anzi. Beh, penso che un attacco con Dos Santos, Alessandro, Bellecchi, Aderamo e Cerone, penso che in Serie D ce l'hanno. Quindi, scusate se è poco. Allora ti chiedo cosa è successo. Questa macchina si è, forse, non dico che si è inceppata, ma forse non è nemmeno partita in qualche modo. Ripeto che magari c'era. Sono entrate anche altre persone, probabilmente c'era forse già l'intenzione del presidente Paris di traghettare questa società verso l'attuale presidente, non lo so, perché ci sono state situazioni diverse, insomma, non c'era più quella coesione che avevamo l'anno scorso e niente. Abbiamo iniziato non con il piede giusto, Giampaolo voleva provare anche un altro modulo, perché avevamo analizzato le cose che sono andate l'anno scorso e quelle che non sono andate. Tanto queste immagini si riferiscono proprio alla prima partita contro il Cesena, vi è capitato proprio il Cesena, ma abbiamo fatto bene una bella partita. L'ho vista questa partita, non meritava assolutamente di perdere. Io penso che il Cesena, anche un pareggio era stretto, sì, ha dimostrato di essere una squadra, diciamo, molto cinica, non ha fatto vedere granché, aveva dei giocatori di categoria superiore come Biondini, De Feudis e altri, però dal punto di vista dal punto di vista del gioco noi abbiamo dimostrato di essere una squadra, insomma, proprio di categoria, che ha messo veramente in grande difficoltà. Tornando alla realtà odierna, che purtroppo è quella che è una brutta sconfitta domenica, un deciso passo indietro della squadra dopo due vittorie consecutive e alla nona sconfitta interna. Sì, questo l'abbiamo e questo analizzato. È un dato molto che fa pensare. A questo punto, voglio dire, i playout sono male ad un passo, è stato incapace di una qualsiasi azione degna di nota. Il calcio è vero, ci regala sempre delle sorprese, però a questo punto l'impresa direi che sia titanica. Bene, abbiamo parlato prima, il domenica c'è un incontro importante con la Vastese, credo che la Vastese voglia ovviamente chiudere i giochi, quindi
Sì, perché la Stese, diciamo che non è salva, eh. No, perché c'è il perché sono c'è la, tre punti dalla zona che c'è Giulianova, esatto, Giulianova c'è 40, il Forlì, 39 Forlì, Forlì che sta andando bene, sta andando bene ultimamente, ha recuperato diverse posizioni, sì, e quindi però l'Avezzano fuori casa ha fatto, ecco, però abbiamo detto prima, quei tre punti probabilmente erano importanti perché ti davano slancio, sì, a livello psicologico per poi andarti a giocare il derby a Vasto, dove insomma ci andavi con uno spirito completamente diverso. Adesso bisogna affrontare questo derby e poi c'è il Pineto in casa, il Pineto è dentro più o meno ai playoff, però c'è la San Giustese al 55. Sì, quindi... ma poi è vero, anche la sconfitta dello stesso Pineto Agnone dimostra che le partite non, certo, sono mai uguali. Un Pineto che sette giorni prima ha giocato benissimo in casa va con la penultima in classifica all'Agnone, onore comunque all'Agnone che ha meritato la vittoria, ha giocato veramente bene, un tempo a testa, soltanto che il Pineto non ha fatto gol il primo tempo, mentre l'Agnone nella ripresa ha fatto gol. La chiave di lettura della partita praticamente è stata questa, e faccio i complimenti al mister Meco Monaco che ha saputo trovare la password adeguata per questa squadra, un po' depressa, un po' depressa. Si comincia anche un po' a sgomitare per trovare la migliore posizione nella, certo, griglia. Sulla carta play-out. L'Agnone mi sembra che abbia due scontri, non dico facili, però mi sembra con due squadre tranquille. Alla portata. Mi sembra, sì, alla portata. Quindi c'è l'Isernia che invece ha Francavilla e poi il Matelica. Sì. L'Avezzano, Pastese e Pineto. Non L'Agnonese so se... va sul campo del Monte Giorgio, che è tranquilli, dovrebbe. Però il Monte Giorgio, Monte Giorgio è una buona squadra. E poi praticamente chiude, chiude con la Vastese. Bisogna vedere, certo. Perché la Vastese è braccata da, certo, Giulianova e Forlì. Esatto, c'è anche Giulianova. Giulianova Notaresco e poi al Cesena in casa. Quindi insomma è tutto, come dicevamo, incroci pericolosi, pericolosissimi. Il caso. Allora noi ci dobbiamo fermare per il secondo break pubblicitario e poi andremo avanti fino al rush finale, a tra poco. Allora, ultima parte di questa trasmissione, facciamo così, visto che stiamo parlando della zona calda, no, la zona playout, ricordiamo intanto che le ultime due retrocedono senza appello, sì, mentre poi altre quattro formazioni saranno coinvolte dai playout. Gara secca, diamo uno sguardo alla classifica, se fosse finito giovedì il girone, il campionato, il Forlì affrontava l'Isernia, gara secca in casa del Forlì che è meglio piazzato, e l'Avezzano se la vedeva con l'Agnonese, sempre in casa al De Marsi, anche in questo caso gara secca, in caso di parità. La meglio piazzata. La meglio piazzata, quindi non ci sono. Cioè di classifica, però. Sì, di classifica, sì, la, sì, meglio, sì, piazzata. Di, quindi in caso di parità tra Forlì e Isernia, il Forlì si salva. Il Forlì si salva, e così in caso di parità tra Avezzano e Olimpia, però ripeto, ci sono ancora sei punti che ballano, e tutto può ancora accadere, perché insomma da quota 33 il Sant'Arcangelo fino a 36. Eh sì, è una bella lotta. È una bella lotta, anche perché poi guardando un po' per esempio gli impegni del Sant'Arcangelo, va a giocare fuori casa a Recanati. Recanatese, sì, è vero che la troviamo lì in cima, però ormai è sicura un posto nei playoff, anche se magari ci terrà a chiudere al terzo posto. E poi ci sarà il Sant'Arcangelo che giocherà in casa contro il Notaresco, che a quel punto potrebbe anche essere o fuori o magari dentro, magari dei playoff. Quindi, ma io penso che domenica sia decisiva, già si comincerà a vedere un po' un attimino sì, penso proprio quello sì che succederà. Parliamo un po' del Giulianova, perché il Giulianova dopo la sconfitta nel derby con il dopo Pineto, tre sconfitte consecutive, immediato e positivo riscatto, hanno giocato bene. Ma giocato chi, bene, chi stai dicendo? Tu il Pineto? No, è Giulianova. Giulianova. Ha giocato bene e vittoria meritata. Una vittoria Giulianova, sì, cioè dopo... Hanno giocato con tanta abnegazione, spirito di sacrificio. Vabbè, Giorgio, a Fadini bene o male non hanno mai deluso, sono stati un po' sfortunati, però ecco, quindi... volevano vincere, hanno vinto, è una vittoria fondamentale questa, sì, perché, sì, insomma, sì, come no, come no, a 40 punti, certo,
stai lì. Vabbè, loro speravano anche nella vittoria del Cesena, invece va a finire che adesso in Giulianova Cesena può darsi che gli possa servire un punto o la vittoria, e quindi giocherà al massimo. Insomma, la vittoria penso di no. Domenica c'è Cesena Castelfidardo. Lo so, però vedi il Castelfidardo, vabbè. Sì, è vero, per carità, tutto può succedere. Visto, sì, anzi, nelle ultime due giornate ha fatto 7 gol. Però mai dire, però okay, il 99% vincerà il Cesena, per l'amor di Dio, Giulianova che giocherà il derby, uno dei due in programma tra formazione abruzzese e Notaresco, però il Notaresco però adesso ha un obiettivo. Per domenica rientrerà Del Grosso, quindi anche Fabrizi, invece Napolano no, Napolano deve scontare, vabbè, anche De Fabritis, cioè, stava squalificato, quindi rientra. Sì, lui e Del Grosso sono a pieno regime, sì. Dos Santos, Bossoi, aveva qualche problema fisico, pare che sia a posto. La panchina, insomma, anche questi giovincelli ce la stanno mettendo anche tutta. Giulianova, che questo rush finale, diciamo che è abbastanza pronto, su via. Però c'è solo un punto di margine contro il Forlì. Giulianova deve puntare al bersaglio grosso, a Notaresco. Infatti nell'intervista, nel dopo partita, Bolzano lo ha detto, il mio grande rimpianto sono quelle trasferte, quelle tre partite, Agnone, Jesi e Isernia. Isernia. Dove se la poteva giocare, invece è andata, ahimè, è andata un po' male, tutto qua. E insomma, è davvero un finale comunque che sicuramente è emozionante. No, ma io penso che è il Forlì oggi che forse desta un po' di preoccupazione, perché potenzialmente potrebbe, no? Adesso non so domenica dove va, forse fuori se non sbaglio, no? Allora, domenica il Forlì gioca fuori, però gioca in casa della Jesina. Che sia in forma, però insomma, se dovesse cedere domenica il Forlì, a questo punto qua alle abruzzesi basterebbe 3 punti. È un bel finale. Ma l'anno scorso non era così, l'anno scorso il campionato ci era finito, non dico da un mesetto, ma quasi, vero Carlo? Beh, non lo so, perché poi il Matelica ha perso. Ha perso con noi l'ultima curva. No, dico nella fase, diciamo, della professione, i giochi già fatti da tanto tempo. Beh sì, zona, anche alla fine nella zona playoff, l'anno scorso anno è più equilibrato rispetto all'anno scorso, ma ripeto, tolto il Cesena, bene o male le squadre sono tutte, vero Franco? Carlo e Franco, avete visto maggiore qualità rispetto allo scorso campionato, stagione? Io l'anno scorso ho visto un bel po' di partite, ho visto sia la Vispesaro, ho visto sia il Matelica, devo dire che il Matelica nel giro di andata mi ha fatto una grande impressione, che aveva dei giocatori veramente importanti per la categoria, perché Magrassi, Gabbianelli, lo stesso, come si chiama, Losicco, l'altro l'altro ragazzo, l'esterno, insomma, tutti i giocatori. Poi ha perso un campionato che devo dire che sinceramente, anche se al ritorno l'avevo visto ad Agnone, avevo notato una certa già stavano un po' cedendo, insomma, non si può prendere 3 gol, con tutto il rispetto per l'Agnonese, una prima classifica va lì, perde la partita in maniera proprio sconvolgente, e quindi si vedeva qualche segnale in negativo. E poi la Vispesaro anche aveva una buona squadra, ci ha creduto, anche se nelle ultime partite anche loro mi sembra che facessero a turno, no? Una volta perdevano uno, poi è un po' anche come quest'anno, con in linea un distacco di massima maggiore il Cesena, qualche battuta d'arresto l'ha avuta, però il Matelica poteva approfittarne ancora di assolutamente, più, perché assolutamente poteva anche essere proprio a pari merito. No, il Matelica si è giocato tutto con la Recanatese, secondo me. Sì, che è una squadra forte, però si è giocato tutto lì. La Recanatese è una squadra forte.
squadra. Sì, sì, vabbè, là doveva fare il bottino pieno, non so come, però doveva vincere assolutamente. E poi ne abbiamo sempre parlato, Pineto, 9 vittorie fuori casa. Sì. Pineto è forte, Pineto è forte in tutto e per tutto, società, ambiente, vabbè, giocatore, vabbè, che più ne ha più ne mette. È stata costruita con giudizio, ha lavorato bene il DS Gianmarino, un po' tutto. Chi è che ha fatto le prove generali, visto che quest'anno nel girone c'era il Cesena, quindi magari per l'anno prossimo tra le abruzzesi, Tiziano, per poter ambire al primato? Ma sicuramente il Pineto ci proverà, sicuro, ma anche il Francavilla, parliamoci chiaro, le due squadre, le due società che possono, anche economicamente, soprattutto, siete d'accordo con me, signori? Sì, sì. Sono sì, il Francavilla, il Pineto, le altre, insomma, stanno... Beh, oggi in Abruzzo penso che siano due belle realtà. Realtà importanti. Adesso non so cosa succederà il prossimo anno, poi esatto, il budget le fanno sempre i presidenti, quindi certo, bisogna sempre... I proprietari saranno gli stessi, sia proprietari sono gli stessi, quindi parte e Candeloro dall'altra. Vedo due persone ambiziose, quindi ci può stare che il prossimo anno... Altra bella piazza, vasto, no? Sicuramente. Beh, pure, però dica sia anche per le altre, bisogna vedere che cosa succederà, sia Vasto, Giulianova, San Nicolò, a livello di programmi, perché giustamente resteranno, e ce lo auguriamo tutti, in D, però a livello di programmi. Sì, poi ce ne aggiungiamo un'altra che possono... il Chieti, è stato proposto. Chieti, c'è anche il Chieti, presidente qui, quindi, c'è anche Filippo Di Giovanni, abbiamo avuto ospite. Il Chieti sicuramente è una... E bisogna vedere, io penso che il campo basso, se, da quello che sento, probabilmente siccome hanno rimesso un po' a posto i debiti pregressi, no? Mi dicono che il prossimo anno, anche quest'anno secondo me, aveva messo su una buona squadra, perché ha un reparto offensivo molto interessante. A un certo punto aveva anche esatto. A me io non la conosco di persona, ma mi hanno detto che la società è di primissimo livello. Ma anch'io ho sentito parlare, avevano da appianare qualcosina, ma il prossimo anno, poi Campobasso, se si sveglia, è una piazza importante, capace di metterci 8-9 mila persone ogni domenica, quindi è vero. Però le abruzzese le terrei in considerazione, perché anche la stessa Vastese, adesso quest'anno io penso che per loro questo campionato, secondo me, perché non ci dimentichiamo che la Vastese da neopromosso, se possiamo dire così, no? 2 anni fa, il primo campionato di Serie D con Colavito, il girone d'andata era prima in classifica, io l'ho detto anche qui, andando a vincere sia a Fermo sia a Matelica, e anche l'anno successivo, penso che adesso non ricordo bene, ma se non era primo ero secondo o terza, poi nel girone di ritorno ci fu un calo quest'anno mentale. Mentre che sono partiti secondo me con l'idea di disputare probabilmente un campionato un po' diverso, cioè non dico di vincere il campionato, però almeno per gli acquisti fatti anche iniziali, no, probabilmente, però adesso sono stati bravi anche in un momento non facile, perché bisogna fare un plauso anche al nuovo allenatore, senza dimenticare anche gli altri, perché ognuno poi ha portato in sé la propria dote, però lottare anche per la zona bassa, non potendo disporre di 4 giornate di Leonetti, che è un giocatore importante, devo dire che è stato bravo in questo l'allenatore, perché ha portato qualche modifica sul piano tattico, cioè l'assenza di Leonetti, quandunque era importante, si è sentito un po' meno, perché ha avanzato Stivaletta, che nelle ultime 3 partite è stato risolutivo. Quindi insomma, bisogna anche dare atto, insomma, a questo. Poi probabilmente il prossimo anno possono fare ancora qualche cosa importante, ma ci aspettiamo sempre molto di più, perché sono piazze altisonanti. Beh, io devo dire la sincera verità, che col Cesena che ho visto mi sono a parte divertito, ma mi è piaciuto la coreografia, perché ho visto quasi 1500 persone allo stadio. Beh, insomma, è stata una cosa, una bella festa, una bella giornata. E poi Stivaletta ha avuto sempre quelle attinenze un po' offensive. Sì, i gol però li ha sempre fatti passato, però anche con degli inserimenti, partendo sempre molto bravo, perché però spostarlo lì a fianco a Sciba in mancanza di un altro giocatore è stata azzeccata, perché poi il ragazzo, insomma, con Cesena ha fatto gol, Giuliano ha fatto gol, con San Nicolò ha fatto gol, se non sbaglio, è uno di categoria molto quotato. Quando una squadra
va a giocare a Cesena al Manuzzi, si trova di fronte 10.000 spettatori. Non c'entra niente con questa categoria, insomma, l'abbiamo visto anche all'inizio, 5.000 abbonati nel giro di 15-20 sì, giorni. Poi dalla prima giornata di campionato 10 sono più di 8.000, credo 8.500. Sì. Quindi voglio dire, con la Serie D cifre da A, nemmeno certo, da B, da certo, da Serie A, ovviamente. E il Pineto ha vinto sia al Manuzzi che in casa, ha strappato 6 punti a questa squadra. Ce le ha le possibilità, le ha dimostrate, per cui ma la squadra è forte. Come ha detto bene prima il direttore, il Cesena sicuramente è una gran bella squadra, però ci sono squadre, ecco, come il Pineto, come il Francavilla, che sono squadre proprio di categoria, squadre che, contro le quali è difficilissimo giocare. Anche contro l'Avezzano, la prima giornata, il Cesena è andata veramente in grande, grande difficoltà, quindi, però poi con questi numeri è chiaro che, voglio dire, se non fanno il salto è un fallimento. Certo, sarebbe un fallimento clamoroso. Insomma, clamoroso. Per questa, ci aspettiamo per questa molto società di più, naturalmente, sia da Giulianova e anche dal Chieti, e facciamo anche un augurio particolare anche per l'Avezzano che rimanga che in categoria, salvare, perché poi sarebbe l'anno prossimo sette formazioni abruzzesi. Beh, sarebbe un bel vedere, dai. Come no? Ogni domenica avremo l'imbarazzo della scelta su dove andare, Franca, Francavilla, Pineto, San Nicolò. Soprattutto non facciamo tanti chilometri. Soprattutto non facciamo tanti chilometri, bravo. Esatto, esatto. Questo sì. Infatti adesso uno spasso fra Francavilla e Pineto, io che abito a Loreto Putino, ci metto un quarto d'ora da una parte e un quarto d'ora. Ma sai, l'Abruzzo è piccolino, no? Si dice che nel giro di nemmeno un'ora ci sia montagna e mare. Certo, appunto. Uno sicuramente spasso, abbiamo questo grande vantaggio. Tiziano, domenica prossima ti ricordo che ci sono due derby importanti: Notaresco Giulianova e Vastese Avezzano. Qui è in ballo Avezzano e la salvezza e anche i playoff. Giulianova, no, io metto il pareggio, non serve a nessuno, 2. 1-2. Sì. Sì. E 1x giustamente a Vastese, perché il fattore campo è molto importante. E il pareggio all'Avezzano serve o non serve, però insomma. Beh, potrebbe comunque servire nell'ottica di mantenere, adesso non solo lì, Agnonese. La Vastese deve fare il bottino pieno assolutamente, ecco, per non sicuramente, per dormire sonni tranquilli. Pineto San Maurese, il Pineto potrebbe archiviare definitivamente la zona sicuro, playoff con un'altra vittoria. Vincerà benissimo sulla il carta, sì, il Pineto dovrebbe. Anche perché la San Maurese a quota 46 dorme sonni tranquilli, quindi non può rimanere inviscata nella lotta per non retrocedere. Poi abbiamo detto Isernia Francavilla, e qui il Francavilla deve trovare l'acuto anche per dare una mano alle formazioni. Ma sai, l'Isernia è una squadra un po' strana in questo, specialmente nella seconda parte del campionato, ha vinto dove doveva. Però forse perdere tra le Molisane è la meno dotata tecnicamente. Tecnicamente, però poi non insomma, è soltanto l'Agnonese tecnica, è molto più forte. È anche lotta in questi casi. Beh, l'Agnonese è una squadra abituata alla Serie D. Esatto. Sono anni che l'Isernia è salita lo scorso anno. L'Isernia insomma si è fatto qualche buon risultato, tipo con Giulianova, con un tiro della domenica e tutto quanto, però mi sembra la meno attrezzata, dai. Ecco, l'Avezzano che presumibilmente farà i play-out, noi chiaramente ci auguriamo che non li faccia, però insomma è molto probabile, come è anche in forse il Giulianova. Tra queste squadre, Isernia, Agnonese e Forlì, qual è quella un po' più, tra virgolette, morbida? Forse l'Isernia. L'Isernia? Forse, perché l'Agnonese... Siete d'accordo? Beh, penso giusto, sì. Franco? Penso sì. Fermo restando che c'è Sant'Arcangelo che potrebbe superare l'Isernia, quindi magari ci potrebbe essere una Romagnola. Poi le altre sono tutte squadre, insomma, hanno anche organici come il Forlì. Lo stesso Sant'Arcangelo ha 2-3 giocatori di spessore, quindi insomma credo che l'Isernia sia quella un po' più alla portata. Allora, in bocca al lupo naturalmente alle formazioni abruzzesi, anche se ripetiamo ci sono due derby in programma domenica prossima. Io ringrazio gli ospiti di questa sera, Carlo Iacovitti, grazie. Grazie a te, Paolo. Grazie a Tiziano Lauducci. Una piccola finestrella, brevissima, perché a tutti gli telespettatori che giovedì allo stadio di Silvi ci sarà la finale di Coppa Italia promozione Lanciano tra Lanciano e San Gregorio. Il tuo Lanciano, oltre al
4-1 di eccellenza di Serie D. Franco, quindi c'è la scelta di noi. Io me la vado a vedere. Battista, no, sì. Parte quello, io sicuramente hanno fatto qualcosa di importante perché hanno vinto due campionati. Mi auguro che vale il detto che c'è due senza tre, certo. E quindi mi auguro che anche il prossimo anno il Lanciano sarà protagonista nel campionato di eccellenza, anche per cercare insomma di ogni anno di scalare quella posizione, insomma, la città lo merita. Franco la città Di Battista con un progetto, progetto, io non credo che siamo proprio in chiusura. Potrebbe essere il direttore sportivo. Ah, allora sì, glielo auguriamo. Grazie, grazie agli ospiti di questa sera, grazie in regia Max Pacilio. È tutto per questa trasmissione, ma lo sport su Rete 8 Sport continua perché alle 22 ci sarà Sergio Zappalorto con il calcio a 5 stelle. Risentirci.